È una cosa che ho fatto poco tempo fa, ma mi tocca rifarla. La fatica ogni volta. Ciao ragazzi, ma voi qua siete? Ma che cosa avevate capito? Che mi tagliassi i capelli? Ma figuriamoci se faccio una cosa del genere. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. Forse ancora un'accorciatina, perché non si sa mai che cosa può uscire fuori. Sono un qualcosa di terrificante. Poi scelgo sempre i momenti più adatti per fare queste cose orripilanti. Per oggi ragazzi, come penso abbiate già capito, siamo tornati su un nuovo episodio dei tagli di capelli con più fail in assoluto. Le cose agghiaccianti, tipo quello che ho fatto io. Per cui direi di non parlare ulteriormente e iniziare subito. Perfetto ragazzi, ed eccoci qua. Iniziamo subito con un taglio che dovrebbe essere illegale, cioè il taglio a scodella, che fa venire gli incubi ai bambini. Se lo facessi io probabilmente mi arresterebbero dopo 10 minuti per eccesso di schifezza. E ovviamente, come dice la parola stessa, consiste nel mettersi una scodella in testa e tagliarsi i capelli seguendo la forma. E diciamo che il risultato non è dei migliori. Madonna, è raccapricciante. Ma principalmente la domanda è una sola, Perché? Che cos'è che ti spinge a fare una cacata del genere? Meno male che ride, ci sarebbe da piangere. Ecco, brava, cerca di sistemare sta cacata. Voleva proprio farla questa cosa, si è impegnata un sacco. Ma una mia curiosità, con questo metodo è mai venuto fuori un bel taglio? Secondo me no, perché è tipo impossibile. Cos'è sta schifezza? Ecco qua, passiamo a un livello successivo di cose strane. Che cosa? Perché hai un palloncino? Ha appena creato una gabbia per uccelli. Secondo me c'è un limite che non bisogna mai superare. Qui lo abbiamo superato di gran lunga. Siamo andati oltre un sacco. Qualcuno mi può spiegare il perché questa ragazza si sia svegliata una mattina dicendo: oggi vado dal parrucchiere e mi faccio fare una palla in testa? Qualcosa è andato storto, amica mia. Capisci che non è proprio bellissimo. Ma cosa, gli hanno messo una banana dentro? E per forza è un cesto? Si sta anche vantando tipo su Instagram, guardate che bello! Beh, abbiamo appena iniziato, abbiamo già visto un taglio di capelli fatto a scodella e un altro con un palloncino. Ottimo direi, non poteva andare meglio. Ah, ma non è una banana quella, è il palloncino esploso. E io che credevo si potesse utilizzare per conservare la frutta. Bene amica mia, noi tutti stiamo sperando che questo taglio possa renderti felice. Anche se ne dubito fortemente, però contenta te. Siamo contenti tutti. Ecco, però qua stiamo superando il limite. Allora, per favore, troppe cose strane tutte insieme. Qua abbiamo taglio di capelli con scodella e con una forbice formato gigante e con degli occhiali raccapriccianti. Cosa? Ma veramente sta avvenendo questa cosa? Non so come commentare questa situazione qua. Ma che cosa sto guardando? Sei meraviglioso. Il risultato è perfetto. Poi con questi occhiali tutto diventa più bello. Guardate che sexy. Beh, effettivamente quello che ho fatto io non è poi così strano. È orribile, ma non è poi così strano. Ne stiamo vedendo di tutti i colori oggi. Ma come si fa, dico io? Ma sei serio? Dio santo, devo farmi il segno della croce. Ma andiamo. Non lo sto facendo veramente. Adesso toglierà la mano e ci saranno ancora le sopracciglia. Non ti stai togliendo le sopracciglia. Ero convinto non stesse facendo veramente questa cosa. E una volta tolta la mano, ci sarebbero ancora state le sopracciglia. Mi sbagliavo tantissimo. Le ride, è contenta, guardate la faccia della madre. Tu non sei più mia figlia. Cioè, completamente un'altra persona. Effettivamente le sopracciglia cambiano il volto. Madonna. Guardate il padre, tipo: oh mio Dio, che cosa sto guardando? Vabbè, stia tranquillo, tanto ricresceranno tra qualche anno. Ma andiamo avanti con non so che cosa. Oh, mamma mia, deve fare un male porco sta cosa. E come la mettiamo adesso? Cioè, lo fa come se fosse colpa di qualcun altro. Mamma mia. Vabbè, ma con quale violenza ti stai tirando i capelli? Si sono incastrati su quel coso che serve forse per fare la tinta.
Uno strumento del diavolo! Ma com'è possibile che si siano attaccati in questo modo? È fiera comunque. Non si stacca neanche per sbaglio. Ma è il metodo giusto tirare in questo modo? Madonna, rimani pelatissima! No, vabbè, era capricciante. Salve, che cosa fa? Non lo stai facendo! Non l'ha fatto veramente. Mi ricorda qualcosa. Ma con quale violenza? Ma che cosa è successo? È Claudio Bisio. Capisco accorciarli leggermente, ma lei comunque è contenta. Si sta già tipo complimentando con se stessa. Perfetto, non poteva venire meglio. Forse un pochino estremo, non credi? Sei contenta lei, voglio dire. Passiamo ad un altro metodo, anche questo molto conosciuto, che consiste nel tagliarsi la frangia in orizzontale. Un taglio netto. E anche qua. Meno male che rido. Che... cos'è? È il bello che vanno spedite, è come se sapessero veramente quello che fanno. Poi si accorgono che potevano evitare la sua faccia, tipo... Ma che Cristo ha fatto? Ok, guarda quest'altro. Anche lei utilizza lo stesso metodo. Abbiamo appena visto che non esce bene. Vediamo. È andato. Che bello, un unicorno. Madonna. Ma sta piangendo. Questa non ride. Forse ha capito. Tipo funerale del capello che lo fissa. Ma che faccia è? Lo guarda tipo dall'alto, rimpiangendolo. L'amica che la prende per il culo. Questa è la famiglia di patata. E beh, effettivamente un po' viene da ridere nel guardare questa cosa. Tutto il rispetto di questo mondo, però ti è uscita una merda. Miam. Vabbè, ci sta il voler provare dei nuovi tagli. Non è venuto benissimo, però diciamo che si apprezza l'impegno. Ma cosa parlo io che sembravo una rapa? Ma passiamo oltre. Un'altra che si rasa. Niente, va di moda. Lo fanno tutte praticamente ormai. Ma con quale cattiveria? Poi sono anche lunghissimi. Ma... la prendono però tutte sul ridere. Questo è l'importante. Poi magari mezz'ora dopo piangono. Però comunque il primo impatto è positivo. Mamma mia, quanti ne ha già. Un'altra persona. Chi cavolo è questa? Ma proprio tutto l'ha fatto. Non ha avuto nessun tipo di ritegno. Non gliene fregava nulla. Basta, mi sono rotta. Vabbè, questi però non sono fail, eh. Sono scelte volute. Non è che fai un taglio per sbaglio, gli apri la macchinetta, tac, è andata. Ok, che cosa abbiamo qua invece? Ma che faccia è? Dirti che è uscito male è dire poco, credimi. Lei comunque l'ha capito, Non so se ha questa faccia perché ha capito di essere fottuta o perché è rimasta traumatizzata. Andiamo avanti con un'altra scodella in testa, perché questo taglio è così famoso? Proprio per rovinare la vita a qualcuno. Ma come se la ridono tutti? Compreso lui, ma che ti ridi? Sei orribile! Cioè, che cos'è? Non ha senso di esistere questo taglio, va tutti storti! Un altro! Ma basta sto taglio a scodella! Non essere contento... Ma come ride? È contentissima lei di rovinargli la testa! Va con quelle precisione, proprio al millimetro, gli tiene anche l'orecchio per non farsi male, nel dubbio, sai, no? Non ha lasciato neanche un capello uscire fuori, verrà proprio perfetto, guarda! Vediamo... un frate! Non ridere! Fidati! Oddio santo, che cosa orribile. Ma dove ti stai specchiando tra l'altro? Ma come si sta scassando lei? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sei stato un po' cattivella, Bisogna ammetterlo. Guarda che bello che... Aia, macchinetta per i capelli, altra rasatura. Ok, c'è un uomo. Viene anche aiutato, quindi dovrebbe venire anche meglio in teoria. Vabbè. Si è fatto una freccia in testa. Ma dai, era partito pure bene, rasandosi prima di lato, poi dietro, mentre viene anche aiutato. Non poteva venire male. E invece qualcosa è andato storto. Che schifo. Va bene ragazzi, io concludo qua, non ce la faccio. Abbiamo visto tutti i tagli peggiori, dalla scodella a un palloncino in testa. Fatemi sapere secondo voi qual è il taglio peggiore tra tutti. Però prima di concludere direi di andare a salutare Matteo Tili, Francesca, Martina Bulgarelli ed Epic. Ciao ragazzi, è il VC3 di oggi. Epic, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi se vi va seguitemi su Instagram e lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.